sette belle storie di ragusani sparsi nel mondo, ma ovviamente grande, grande attenzione agli eventi collaterali, iniziando appunto dagli spettacoli. Lo spettacolo è sempre importante perché fa da degno contorno, da degna cornice al racconto delle storie umane che presenteremo. C'è come sempre Peppa Rezzo con la sua straordinaria band, con musicisti ad altissimo livello, Carlo Cattano, Alberto Fidone, Peppe Tringali, i coristi che cura Peppe nella sua orchestra. C'è infine un numero di illusionismo, di magia, rappresentato dal nostro Paolo Cultrera, di origine giardanese, in arte Albis, da tempo trapiantato a Milano, dove conta delle partecipazioni importanti in tutti i principali varietà televisivi della RAI e di Mediaset. C'è infine l'intermezzo di comicità di Massimo Spada, ragusanissimo, che abbiamo confermato dopo la brillante performance del 2015, e poi la serata sarà conclusa da una rivisitazione di tutti i suoi principali successi da parte di Iva Zanicchi. Una bella serata, un bel varietà che durerà, ma con ritmi televisivi, circa 3 ore. La preghiera per tutti coloro i quali volessero seguirla è quella di venire sempre in Piazza Libertà un po' in anticipo per trovare posto. Non c'è bisogno di biglietto, questo l'abbiamo sempre ripetuto, ma per coloro i quali non potessero venire in Piazza Libertà o ci vedono da lontano o sono impediti in qualche modo, c'è la possibilità di seguire in diretta, in streaming, cioè seduti comodamente a casa davanti al computer o addirittura con un telefonino in mano, collegandosi sul sito nostro dell'associazione www.ragusaninelmondo.it. Quindi 2000 posti in Piazza Libertà, una grande, immensa platea in tutto il mondo in diretta streaming. Siamo sicuri che abbiamo già conferme che quella sera Ragusa sarà un piccolo ombelico del mondo, perché si collegheranno con Piazza Libertà tutti i nostri amici, le nostre comunità sparse in giro per il mondo, che come sempre hanno un grande interesse, una grande attenzione verso la nostra manifestazione, che quest'anno, il 5 e 6 agosto, ricordiamolo, c'è anche una serata riservata a storia di moda, di musica e di danza, che quest'anno celebrerà la 22esima edizione. Siamo proiettati, se le condizioni per poter continuare ci saranno, verso l'ambizioso traguardo delle nozze d'argento.